Vai. In giro per la città di Taranto, nel centro e nelle periferie, partiamo da qui, da Piazza della Vittoria, Via d'Aquino, per tutta Via di Palma, con il nostro simbolo, l'unico degno di questo nome. Le altre forze politiche hanno dimostrato di aver tradito e di continuare a tradire Taranto. Noi lo facciamo con estrema semplicità, tra la gente e con la gente. Guardate, c'è anche il nostro buon Max tra noi, è forse un segno del destino. Ma io voglio che siate voi, siano loro i veri protagonisti, perché è vero che io sono il candidato sindaco, però un candidato sindaco non potrebbe esistere se non ci fosse alle spalle un movimento, tanti volontari di questa città, perché noi non siamo politici, siamo volontari. Piero Leomanni, voglio ringraziarvi a uno, il nostro Antonio Albatros, il nostro Angelo Roberti, Mimmo Giuliano, un po' ammaccato all'occhio, il rasciuro come si suol dire, e poi tutti i nostri amici, a cominciando da candidati, Fabrizio Ciraci, Jennifer D'Urso, Aldo Chiedi e ancora Rossella Coppola, Maria Grazia Rossi, stacca unito Maria Grazia, onde sì. Evitare il nostro grande Denis, il nostro spartano, da Denis salta la macchia, e poi ancora il nostro Adriano Recchia, lui è stato il gran curatore delle liste. E poi Enrico Arcuri e chi non lo conosce, Antonio Albatros, il nostro simbolo, la nostra forza, una Taranto che vuole rinascere, una Taranto che vuole spazzare via Melucci, Musillo, Battista, mandiamoli a casa. E colui il quale ci sta facendo le riprese, il nostro Pasquale Tocci, ma ci number ha all'improvviso, all'ultimo Max. Momento anche lui. Buonasera, il nostro Francesco Melpignano nella corsa. Ci abbiamo la mascotte, ci abbiamo tutto. Gente semplice per una Taranto diversa. Noi non siamo politici di professione, noi abbiamo una nostra attività. Vogliamo dare il nostro contributo per questa città senza venderci né centrodestra né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Taranto senza Ilva, chiusura del mostro. Valorizzazione delle risorse naturali, mare, turismo, agricoltura, cultura. Questa è Taranto, non l'acciaieria assassina. Meditate, cittadini, il 12 giugno. Meditate.